Amici, buongiorno. Oggi 21, 21 giugno, sono in Alta Val Camonica con i camminatori di Lograto e di Rodengo Saiano. Dal passo del Tonale intendiamo raggiungere la cima del Castellaccio, alta 2535 metri, anche se il dislivello sarà di circa 700 metri. Il percorso del sentiero 45, ora si chiama 645, quello che ora percorriamo, è costellato di trincee e fortificazioni della Grande Guerra. Quindi, oltre alla bellezza di queste montagne, si cammina anche nella storia. Qui c'era il fronte italiano, mentre dall'altra parte del Tonale stava quello austro-ungarico. Pure il Castellaccio fungeva da osservatorio privilegiato per i tiri dell'artiglieria e per spiare quel nemico di un secolo fa, sebbene nell'animo di quei soldati, contadini e valligiani, ci fosse un solo pensiero: mai più guerre. Vanamente, mai più guerre.
Dopo essere stato, diciamo così, in testa al gruppo, ora mi fermo che il sentiero si fa più ripido. Attendendo Giordano e Claudio, che aiutano Enrico a raggiungere per la prima volta questa cima. Soddisfazione è in tutti noi che Enrico ha raggiunto il Castellaccio. Lo spazio su questa cima è veramente esiguo e noi siamo in 15, tanto che rimaniamo seduti anche per la fotoricordo. Scendere è più impegnativo che salire, ma con attenzione superiamo questo breve tratto scosceso. A questo punto
Deviamo brevemente verso dei ricoveri militari, dei camminamenti, degli osservatori, posti in caverne e ben conservati. Ugualmente, con Claudio, raggiungo un'altra postazione italiana posta nella montagna, spaziosa e con tre vedute sulla valle. Termina qui, in questo parcheggio gratuito, termina qui il video. Grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Arrivederci alla prossima settimana. Grazie.